culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale. Grazie. 1.66 Giorgia Meloni. Contrario. 1.101 della Commissione. Raccomandazione all'approvazione. È favorevole. 1.102 della Commissione. Favorevole. 1.63 Invernizzi. Invito al ritiro perché è riassorbito all'emendamento della Commissione 1.102. 1.64 Invernizzi. Invito al ritiro perché è precluso dall'emendamento 1.102. Va bene, uno poi gli altri sono attivo. Perfetto. Bene, governo. Conforme al relatore, Presidente. Grazie, sottosegretario Bubbico, viceministro Bubbico. Allora, passiamo ai voti degli emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire, onorevole Rampelli, prego, sull'1.60 Meloni. Ringrazio, Presidente. Colleghi, l'emendamento proposto a prima firma Giorgia Meloni è un emendamento che sinceramente faccio fatica a immaginare come non si possa accogliere, perché è ispirato molto semplicemente dal buonsenso ed è perfettamente radicato nel nostro tempo e in questa fase storica, nella quale esiste certamente nelle periferie urbane un problema socio-economico, è di tutta evidenza, in una fase di crisi economica. Le prime realtà territoriali che vanno in sofferenza sono le periferie, quindi nessuno intende contrastare questa intuizione e le norme che hanno preso forma in questo provvedimento. Ma la proposta che noi facciamo è quella di introdurre, aggiungere una maggiore attenzione, in particolare per il livello di sicurezza nelle città. E non è una petizione di principio, perché chiedo ai colleghi di ragionare in maniera libera da questo punto di vista, si chiede di distribuire in maniera equa sul territorio delle grandi realtà metropolitane i presidi di polizia, le caserme dei carabinieri, cioè tutti quegli avamposti che possono aiutare una periferia a vivere in maniera più sicura. Ne abbiamo parlato tante volte, probabilmente non alla vigilia di un voto parlamentare, ma non è mai capitato di ascoltare a chi parla nelle varie occasioni, conferenze, convegni più o meno dotti, talk show televisivi, non è mai capitato di ascoltare parole da parte di un solo esponente del Parlamento italiano che andassero in direzione opposta rispetto a questo appello, che ha preso le forme di un emendamento a questo provvedimento, a questa istituzione di una commissione d'inchiesta sulle periferie, proprio perché le città si sono pian piano allargate a macchia d'olio e sono rimasti quei presidi delle forze dell'ordine prevalentemente concentrati nei nuclei storici e nelle zone limitrofe, sguarnendo completamente i territori della cinta urbana. È quindi importante auspicare e prevedere all'interno di questo testo un'attenzione nei confronti della sicurezza che preveda una redistribuzione. Se ci saranno risorse, i presidi di polizia e le caserme dei carabinieri potranno essere aggiunti, se non ci saranno risorse dovranno comunque essere redistribuiti in maniera più razionale. Peraltro, questione che è talmente di buon senso da aver già animato i buoni propositi, perché per ora solo di buoni propositi si tratta, del governo. Lo stesso governo si è posto il problema di immaginare, attraverso il Ministro degli Interni, una diversa e più equa distribuzione sul territorio dei presidi di polizia. Quindi sinceramente questo parere contrario che ci è stato fornito è del tutto incomprensibile. Potrei essere anche più pesante, ma preferisco cercare di indurre ciascun deputato, e concludo,
a leggere meglio il testo, a cominciare ovviamente dalla Commissione e dal Governo stesso, perché dichiararsi contrari a una maggiore e più equilibrata presenza delle forze dell'ordine sulle periferie, sul territorio delle periferie, in un provvedimento che riguarda le periferie non ha sinceramente un senso compiuto. Quindi io spero che anche il relatore e il rappresentante del governo intendano ripensare questo parere che è incomprensibile. Bene, allora metto in votazione. Onorevole Fiano, prego. Presidente, vorrei per il suo tramite dire al collega che la istituzione di questa commissione prevede nel titolo come oggetto dell'argomento d'inchiesta i temi della sicurezza ed è una commissione che ha come oggetto specifico lo stato della situazione delle periferie. Peraltro non è una commissione la cui legge istitutiva è stata proposta dal Partito Democratico, ma ne comprendiamo la necessità, ci sarebbe sempre, ma forse in questo periodo ancora di più, di indagare attraverso una commissione d'inchiesta e con i poteri che sono dalla Costituzione